Canto 20. Ora sono spinto a parlare di una nuova pena, un po' diversa dalle altre, e così a dar vita al 20° canto della prima cantica, che è quella relativa ai dannati per l'eternità. Io ero già tutto pronto a scrutare nel fondo visibile della nuova bolgia la quarta, che era tutta piena di pianto e disperazione. E allora vidi venire gente in quel luogo di forma rotondeggiante, e veniva in silenzio, piangendo, con quel passo lento che hanno anche le nostre processioni in terra. Come il mio sguardo arrivò a scorgere più in basso del loro stesso volto, incredibilmente ciascuno di loro mi apparve essere stravolto nella parte che va dalla testa al busto. Infatti la faccia era voltata dalla parte del dorso e quei dannati dovevano camminare all'indietro perché non avrebbero potuto vedere se avessero camminato normalmente. Forse simile stravolgimento sarà capitato a qualcuno colpito da paralisi, ma io non avevo mai veduto una cosa del genere, né credo che ciò sia facile che avvenga neppure per un colpo di paralisi. Dio ti consenta, o lettore, di mettere a profitto questa lezione e pensa profondamente come io avrei potuto trattenere le lacrime quando vidi la nostra immagine umana così stravolta e rovesciata, tanto che le lacrime del loro pianto addirittura bagnavano la fessura delle loro natiche. Certo, io piangevo appoggiato ad uno dei massi del ponte, così che la mia guida mi disse: «Tu sei ancora tanto dolorato per questi peccatori? Ricordati che la pietà verso Dio ed il sentimento religioso vivono veramente solo quando è morta la pietà verso il peccato e verso i peccatori, cioè si ama Dio quando si arriva ad odiare veramente il male. In fondo, chi è più sciagurato di colui che si addolora davanti al giudizio di Dio? Ora alza la testa e guarda il primo dei puniti, colui al quale davanti agli occhi dei tebani si aprì la terra che lo inghiottì, per cui tutti gridavano: «Dove vai a finire? Dove precipiti, Anfiarao? Perché lasci la battaglia?» Giove, con un fulmine, aprì davanti a lui un baratro sotto il suo carro, dove egli precipitò, travolto fino in fondo all'inferno, preda del giudice Minosse, davanti al quale prima o poi tutti i dannati finiscono. Guarda quindi colui che oggi ha il petto al posto delle spalle, il motivo per cui ora guarda e cammina solo all'indietro e perché egli volle vedere troppo avanti a sé nel futuro. Guarda l'indovino Tiresia, che cambiò sembianze quando da maschio divenne femmina, modificando tutto quanto il suo corpo poiché aveva scioccamente battuto per dividerli due serpenti in amore. Egli, prima di ritornare normale e riavere le sue sembianze originarie e le sue membra maschili, dovette aspettare 7 lunghi anni e ritrovare l'occasione di ribattere con la stessa verga i due stessi serpenti, mentre erano di nuovo avvolti in amore. Aronta è quello che viene dietro a Tiresia, ma non con il ventre dietro la schiena di quello, bensì con la schiena dietro il ventre dell'altro. Lui, nei monti della Lunigiana, dove il Carrerese sale per disboscare e coltivare, ebbe una spelonca per casa, fra i bianchi marmi delle Apuane. Da quella posizione poteva osservare le stelle del mare e quindi trarne i suoi vaticini. Poi, quella che con i capelli lunghi ricopre le sue mammelle che tu non puoi vedere e che nel suo violento stravolgimento nasconde dalla parte opposta il pelo delle sue parti intime, fu Manto. Lei, dopo la morte del padre, fuggì da Tebe per sottrarsi alla tirannia di Creonte e, dopo aver errato per diverse terre, si fermò in quel luogo dove poi sorse Mantova, città in cui io nacqui. Ed ora però mi farebbe piacere se tu mi ascoltassi bene. Dopo che suo padre Tiresia morì e Tebe, città sacra a Bacco, divenne preda e serva di Creonte, Manto vagò a lungo per il mondo. Nella bella Italia settentrionale vi è uno stupendo lago chiamato Benaco o Lago di Garda, situato ai piedi di quelle montagne, le Alpi Retiche, le quali a nord del castello di Tirali o Tirolo presso Merano segnano il confine con i paesi tedeschi.
Credo che quella parte delle Alpi, quel territorio, insomma, che è compreso fra la località del Garda e la Val Camonica, sulla costa veronese del Garda stesso, sia molto ricca, fertile ed irrigata da mille sorgenti d'acqua che poi vanno ad alimentare le acque stesse del lago. Poi là, nel mezzo al lago, vi è un luogo, l'isoletta dei Frati o Lechi, davanti al promontorio di Salò. Tale località è talmente vicina e sul confine di tutte e tre le diocesi che, volendo appunto, il vescovo di Trento, quello di Brescia e quello di Verona potrebbe ciascuno dare tranquillamente, grazie a quella vicinanza, la benedizione al territorio della propria diocesi. Là dove la riva del lago è più bassa è posta la città di Peschiera, bella e bene armata fortezza difesa del territorio veronese contro i bresciani ed i bergamaschi. Presso Peschiera tutta l'acqua che non può essere contenuta nel lago deve traboccare e forma così un fiume che poi scorre fra le verdi pianure. Infatti, appena l'acqua comincia così a scorrere fuori dal lago, non si chiama più Benaco, ma si chiama appunto Mincio, fino a Governolo, dove si getta nel Po. Dopo poco il Mincio incontra un avvallamento, lo riempie e ne fa una palude. E tale palude, talvolta, soprattutto d'estate, può essere anche poco salubre. Allora Manto, la Vergine crudele, passando da quel luogo, osservò quel territorio nel mezzo al fango, senza alcuna coltura e priva di abitanti. Là, per sfuggire ad ogni contatto umano, si fermò ad esercitare le sue arti magiche con i suoi fedeli spiriti maligni da lei evocati, ed in quel luogo visse e morì, lasciando il suo corpo senza anima. Poi gli uomini e le genti che erano sparse nelle vicine località si riunirono in quel territorio protetto da quella palude. Fondarono una nuova città sopra il ricordo di quelle ossa morte ed in nome di lei, che abitò per prima in quel luogo. La chiamarono Mantova, senza però effettuare più altri sortilegi. Gli abitanti di Mantova furono molto più numerosi prima ancora che Pinamonte dei Bonaccolsi ingannasse la stoltezza del conte Alberto da Casalodi. Infatti il ghibellino Pinamonte, molto stimato dal popolo, persuase il reggente Alberto da Casalodi ad allontanare dalla città parte della nobiltà affinché si potesse placare l'ira del popolo, e ciò fatto, con l'aiuto del popolo stesso, si impadronì di Mantova, uccidendo molti altri nobili. Ed ora ti ammonisco che se mai sentirai narrare in altro modo l'origine della mia terra e della mia città di Mantova, nessuna menzogna appunto sostituisca ingannevolmente la verità che ti ho testé raccontato. Ed io, maestro, i tuoi ragionamenti sono per me così certi e si conquistano così tanta fiducia che gli altri argomenti avrebbero per me la stessa efficacia dei carboni spenti che non riscaldano più e sono perfettamente inutili. Ma ora ti prego, maestro, dimmi di questa gente che vediamo camminare e se tu non vedi alcuno degno di nota. D'altra parte scusami, ma in questo momento la mia mente tende a rivolgersi ed a concentrarsi solo a questo luogo. Allora lui mi disse: quello là, che dalle guance porge la lunga barba fin sulle spalle, fu indovino osservando il volo degli uccelli. Nel tempo in cui la Grecia rimase vuota di uomini politici per la guerra di Troia, tanto che di maschi rimasero appena i bambini nelle culle, egli con Calcante stabilì il momento propizio per sciogliere le funi degli ormeggi delle navi greche. Si chiamava Euripilo. E così è rammentato anche in un punto della mia opera, l'Eneide. Ma tu questo lo sai bene, perché la mia opera la conosci tutta quanta. Quell'altro che è così magro fu Michele Scotto, scozzese, filosofo, mago e astrologo di Federico II, vero conoscitore dei segreti, degli inganni e delle frodi insite nelle arti magiche.
Osserva poi Guido Bonatti, famoso astrologo di Forlì, amico di Guido da Montefeltro che, si dice, avesse aiutato con la sua arte magica nella battaglia di Montaperti. E guarda Sdente Calzolaio di Parma, il quale ora afferma che invece di esercitare le arti magiche avrebbe fatto meglio a fare il calzolaio a Parma, quale in fondo era. Adesso però è troppo tardi per pentirsi. Poi guarda là quelle tristi donne che invece di badare alle arti femminili del lago e del fuso si dedicarono alla magia, con erbe e con quelle immagini di cera che venivano bruciate o si bucavano con spilli per gettare il malocchio. Ma adesso vieni, perché già la luna è al confine che divide il nostro emisfero e tocca il mare. Ciò significa che sta per tramontare dal nostro emisfero, nel punto presso Siviglia. Del resto anche ieri sera ci fu la luna piena e tu te ne dovresti ricordare bene, perché ti giovò, illuminandoti il cammino una volta, quando eri nella selva oscura. Dunque, quando la luna è piena, essa tramonta dal nostro emisfero tra le 6 e le 7 del mattino. Così mi parlava, e frattanto ci rimettemmo in cammino.